Salve a tutti, Team Colmice nuovamente in azione. Questa volta andremo a Traina e il nostro intento sarà testare le nuove canne ACID. A questo punto innescheremo i nostri calamari vivi e subito pronto all'azione. Stagione tutti dicono che non è della migliore per fare i calamari, però il calamaro fresco, vivo, noi riusciamo ancora a pescarlo. Un pochino d'astuzia, un pochino di qualità ed ecco il risultato. Amo nell'apice del cappello e amo ferrante al limite della testa. In questo caso fa anche da deriva, ottimo, e ora vediamo se funziona subito un attimo. In questo caso utilizziamo come terminale 0,62 di fluorocarbon Seaguard Pink Label, mentre in bobina abbiamo montato il nostro immancabile Vasta 40 libbre, un multifibra ideale per chi ama questo tipo di pesca. Attacchiamo il piombo guardiano a una asola con la girella aperta e con il nostro piombo andremo in profondità. Appena battuto a terra, diamo 3-4 giri di recupero e mettiamo il piombo staccato dal fondale. Ed ora non ci resta altro che aspettare di vedere arrivare un nostro amato predatore. Il nostro consiglio è di utilizzare con le canne da traina, specialmente da 6 piedi e 6 a 7 piedi, dei portacanne oppure degli adattatori come questi, in modo di far lavorare la canna a 90 gradi rispetto alla murata. Questo ti permette sia che di divergere che di avere una visione più ampia della canna in pesca. Canne ACID Troll, ormai sono 10 anni che le stiamo testando, le abbiamo messe a punto e sono andate ora in produzione e di conseguenza in vendita. Siamo veramente un optimum per chi ama pescare con le scaliva. Thank you.
Bucata? Certo. Bella, bravo. Bravo Stefano, guarda il lavoro. E alla fine, mentre io stavo innescando la seconda canna, abbiamo avuto uno strike violento, la canna a mezz'acqua è partita. Ci ha fatto sudare un po', però alla fine... La Stralola è arrivata a bordo. Mio amico Stefano l'ha combattuta con grande passione e con grande esperienza. E la cosa bella è che abbiamo visto l'azione tipica di queste nuove canne, le Acid Troll di Colby. Fantastico, decisamente top. Sono un'azione molto particolare, progressiva, si è visto anche con un pesce di oltre 20 kg come hanno lavorato bene, hanno fatto stancare il pesce è salito bene a bordo. Niente, a questo punto non ci resta altro che rimettere, rinnescare, ripartire e vedere se esce un altro bel pesce. Non si perde tempo, via. Azione. Azione. Vivendo questa bellissima realtà a bordo di questa stupenda imbarcazione Great White, tre motori di vera pura follia e forza. Comunque questo ci può dire che con qualsiasi barca, se si pesca bene, il pesce esce sempre. Lo scandaglio suona questa dolce melodia. Abbiamo pesci sotto e ora stiamo girando attorno a un cappello di una secca. Abbiamo messo due canne in pesca, di cui una a mezz'acqua e l'altra abbattuta sul fondale. Non ho avuto il tempo di mettere la cintura e con straccio. La vibrazione sta andando. Però bellissimo. Dai, dimmi quando vuoi che prenderà. No, figlio, vabbè, passami da te, io che no. Allora, ora su mio, vai. Aspetta. Aspetta. Allora,
Allora Nico, grande. Vai vita. Come sempre arriviamo alla fine. I nostri due bei pesci li abbiamo presi, abbiamo testato le due nuove Acid Troll Colmich e in particolare abbiamo utilizzato sia la 12-20 libre che la 20-30 libre. Una canna del poco fantastica, abbiamo avuto la fortuna di testarle con due pesci stupendi e quindi quale banco di prova migliore per le nostre canne che due ricciole d'Italia per notare tutta la reattività del fusto e la potenza esplosiva di questa canna. Abbiamo visto veramente queste due nuove canne in azione con dei pesci importanti, un'azione progressiva di punta che ci ha dato il modo di poter tirare anche utilizzando dei materiali quasi un lei teco, no? Esatto. Tutto 12 libbre. In bobina avevamo montato sia il Bastard e Basta Red che nell'altro mulinello il nostro nuovo Weeper. Weeper cos'è Weeper? Weeper è un multifibra ad 8 fili di ultimissima generazione con un carico di rottura certificato ed una rotondità estrema. Per quanto riguarda i terminali, anche il pre-terminale, perché abbiamo oltre a multifibra circa 20 metri di fluorocarbon, abbiamo montato del Pink Label Cigar. Cosa ha questo fluorocarbon in più degli altri fluorocarbon finora esistenti? Una morbidezza esclusiva e soprattutto un bassissimo grado di rifrazione, perché il colore rosa tende ad abbassare questa rifrazione in mare. Resistente all'abrasione, avete visto, certo. Più di questo non esiste. Garanzia. E a questo punto Stefano, cosa ci resta altro che dire? A questo punto è arrivato il momento dei saluti. Alla prossima ricciola, che sia ancora più grande. E come sempre un ciao a tutti dal Team Colmich. A presto.